di male in peggio. Se c'è qualcuno che pensa positivo perché l'abbiamo ripresa, non capisce un cazzo. Perché quest'uomo ci sta salvando il culo dopo 5 partite giocate in merda. Partita di merda. Partita di merda e non provate a dire il contrario. Cioè, tu vai a Udine, devi vincere. Devi vincere. Non c'è cazzi. Non c'è cazzi. Te vai a Udine, devi vincere. Devi vincere a tutti i costi. Mandi in campo una formazione che non ha senso. Bennaseraldo, Krunic, che io devo ancora capire cosa ha fatto Krunic a Pioli per meritarsi di giocare ogni partita titolare. Bakayoko, ci sono certi giocatori che la maglia del Milan non gli devono neanche mettere like su Instagram. Manco quello, manco quello. E invece no, e invece vanno in campo, e anche i titolari, e anche i titolari vanno in campo queste persone, anche i titolari, è il terzo, è il quarto anno di fila che a Udine ci tocca fare gli straordinari nel recupero, e il gol di Romagnoli, e il gol di Hernandez, e l'anno scorso i rigori di Kessié, e quest'anno il gol di Ibra, tutti gli anni, con l'Udinese c'è da fare una partita così. Ci siamo rotti il cazzo! Ci siamo rotti il cazzo! Che tutti gli anni l'Udinese arriva, fa un gol e fa il pullman. Ci siamo rotti il cazzo! Ripartiamo da quello che stavo dicendo. Ci sono alcuni giocatori che la maglia del Milan non devono neanche vedere in cartolina. Bakayoko, e parto da quello che proprio di più mi dispiace. Mi dispiace. Perché quando c'era Gattuso, Bakayoko lo adoravo. Ho anche comprato la sua maglia. Bakayoko lo adoravo. Era partito di merda. Forse era partito peggio di quanto è partito ora. Sul finale di campionato è stato determinante per quei punti che poi ci sono fatti. Che siamo arrivati a 20 minuti dalla Champions League quell'anno lì. Miglior centrocampista per distacco. C'erano Big, diciamo che sì. Lui è proprio d'un'altra caratura. Fa una stagione a Napoli di merda. Vabbè, torna magari Pioli rivitalizza peggio. Quando arrivi a constatare certe cose, certe persone in campo non ci devono andare. Sono quei giocatori che quando vinci 3-0 li infili a 10 minuti alla fine. Quella è l'utilità di Bakayoko, quella è l'utilità di Krunic. Perché capisco, io capisco che c'è degli indisponibili. Cambia modulo, fai qualcosa. Era necessario mettere Tonali in panchina? Era necessario? Era necessario farlo partire in panchina? Infatti, guardate, quando è entrato Tonali ha ribaltato le cose. Ora, mi volete dire, Krunic, cosa in più di Messias? Che poi, per carità, Messias non ha fatto gol, non ha fatto assist, ma ha fatto di più di quel che ha fatto Krunic da quando venne inizio stagione. Cioè, siamo seri, siamo seri. Vai, fai l'80% di possesso palla, non fai un tiro in porta. Non fai un tiro in porta, ma manco da fuori area. Non fai un tiro in porta, fai un gol in fuorigioco che non conta veramente un cazzo. Ti fai infilare in contropiede perché sai che le squadre scarse giocano di contropiede e noi ne soffriamo. La Fiorentina l'abbiamo sofferta, abbiamo sofferto il Porto, abbiamo sofferto il... Cioè, cazzo, le squadre scarse giocano di contropiede. Anche il Genoa e la Salernitana hanno giocato di contropiede, solo che poverine sono quello che sono. E se non le fai sbagliare, sbagliano loro, cosa che dico continuamente. Primo gol, Bakayoko fa lo stesso errore che ha fatto Kessié con Origi in Champions League. Lo fa in Champions League, ti incazzi perché ti incazzi, però sai, Origi è il Liverpool, la squadra più forte d'Europa. Non glielo perdoni, ma glielo perdoni. Chiudi un occhio, chiudi l'altro e fai finta di niente. Ma in campionato? Contro Udinese non ti fai saltare a centrocampo. Non ti fai saltare a centrocampo. Poi il pasticcio difensivo, cazzi e mazzi. E poi arriva il famoso momento in cui dico:
che bisogna essere concreti. Bisogna tirare in porta e che quando si arriva in aria, quelle volte che succede, sbagliamo la scelta. Sempre, costantemente, sbagliata. Quando tirano, quando non tirano, quando la passano. Non c'è un giocatore che ha le palle, ha i coglioni, ha gli attributi, ha i meloni di buttarla in porta. Ma non è che buttarla in porta, di tirarci. Poi vedi Florenzi, che da 45 metri prova il gol della vita, siccome li faceva a Roma, allora ha detto che deve fare anche a Milano, giustamente, no? Però questa volta voglio lasciarlo stare, Florenzi, questa volta. Voglio lasciarlo stare perché tra lo schifo di oggi, che oggi a parte Ibra e Florenzi, non salvo nessuno, è il Messias, non salvo nessuno, manco Pioli, Florenzi un 6, ma se lo porta a casa, perché comunque non ha fatto grandi errori, diciamo, è affondato insieme alla barca quando stava affondando ed è rimerso quando la barca stava riemergendo. Niente di più, niente di meno. Adesso, ragazzi, un'altra squadra. È vero che noi paghiamo sempre comunque quando abbiamo 6 partite in 2 settimane, capisci che poi piano piano la paghi. Cioè, noi dalla partita con la Fiorentina, che era metà novembre, quasi un mese fa, domenica, martedì, cioè, partita infrasettimanale, partita Champions League, campionato infrasettimanale, campionato Champions League, campionato, ora abbiamo una settimana, almeno Giro e Leao rientrano. Cioè, poi è inguardabile una situazione così, è inguardabile, ragazzi. Cioè, ti fa veramente montare il nervoso. Vedere che sono lì, titi, tita, pipì, pipà, e non combinano un cazzo. Non combinano un cazzo. Tutti gli anni c'è da aggrapparci a qualcosa. Perché così il salto di qualità non lo fai. Non l'hai fatto sul mercato, perché è da inizio stagione che dico che il mercato del Milan è un mercato ridicolo, che il mercato del Milan è stato il peggior mercato della Serie A, forse peggio del Milan ha fatto la Juventus, forse, tutti a darmi contro, adesso l'avete davanti agli occhi. Avete voluto Bakayoko? Eccolo qui. L'avete voluto il rinnovo del prestito di Brindisi? Eccolo qui. L'avete voluto Giroud? 2 gol? Anzi, 2 contro l'ultima in classifica. Hai rotto il cazzo. Uno contro il Torino di rimpallo, uno contro il Verona, l'unico gol a modo che ha fatto. Del resto, partite da 3,5 e ha rotto. L'avete voluto Giroud? Già io a fine maggio dissi che Giroud non lo volevo. Tu dici, no, ma Giroud è qui di là, viene sempre col Chelsea. Lo vedo. Ultima nota, questa non va a discapito della mia squadra, va a discapito dell'Udinese, che fa il pullman, le squadre scarse, perché l'Udinese è una squadra scarsa, perché avete visto che quando la pressi 2 passaggi in fila non li fa, è una squadra scarsa, noi soffiamo le squadre scarse, noi non soffriamo la Lazio, non la soffriamo la Roma, l'abbiamo sofferto in parte anche l'Inter, non pienamente. La Juventus, a parte prima mezz'ora, non l'abbiamo sofferta. No, noi soffriamo il Sassuolo, che comunque sia è tredicesimo. Soffriamo l'Udinese. Soffriamo il Verona. A questo punto, se tanto mi dà tanto, io comincio a dare in chiesa domani perché c'è l'Empoli e mi faccio crocifiggere. Perché se devo vedere quello che ho visto contro Verona, che nonostante il Movimento ha giocato in merda, contro Sassuolo, contro Udinese, dovete vedere anche contro l'Empoli, cioè mi rovinate il Natale, cioè raga, mi rovinate il Natale voi, mi rovinate il Natale, a giocare così mi rovinate il Natale, staccate la spina, a volte proprio lo abbandoniamo il campo, proprio lo quittiamo, poi l'ultima menzione, Success, sei un pagliaccio, cazzo vai a fermare Maignan, a fare il blocco che prima ti ammoniscono, e poi siccome fai anche il pagliaccio, perdi tempo, tiro un cazzo a Florenzi, ti butto fuori.
la tua pagliacciata, potremmo fare gol del 2-1. Perché è la tua pagliacciata. Per oggi, ragazzi, io penso di aver visto anche troppo. E questi sono punti. È una partita che magari... magari le prossime due partite le facciamo bene. Magari. Non lo so. Spero. Me lo auguro. Mia squadra. Tanto non ho fatto live reaction perché stavo fuori. Ho visto gli ultimi 20 minuti a casa. Gli altri li ho visti in macchina. Tra parentesi. E questi sono punti che probabilmente, ripeto, giocheremo bene le prossime due partite e la partita di oggi sarà totalmente in archivio, dimenticata. Quando a maggio faremo, come fanno i tirchi, no? Che fanno i calcoli con le monetine, 98, 99, 1 euro, 1 euro, ci prendo 10 goleador per mio figlio, noi faremo 69, 70 il quarto posto. Quando andremo a fare questi calcoli? A maggio? Vi ricorderete di questa partita? Ve la ricorderete? Perché io, nonostante il sabato scorso sia finito, e meno male che è finito, perché a continuarlo come lo stavamo giocando, non oso immaginare. Io il campionato scorso ho ancora qui il pareggio a Genova. Ho ancora qua il pareggio col Parma retrocesso in casa. Ho ancora qua il pareggio in casa con la Sampdoria. Ho ancora qua il pareggio con l'Udinese col gol di Kessié al 96esimo. Ce l'ho ancora qua. Ce l'ho ancora qua la sconfitta a Spezia dell'anno scorso. Non dimentico, eh. Poi il 3-0 con l'Atalanta, 3-1 con la Juve, il 3-0 nel derby, partitine che se perdi nessuno si scandalizza. Quelle partite ce l'ho ancora qui. Sono quelle partite che ti avrebbero fatto qualificare con una 2 giornate in anticipo. Tu andavi a Bergamo, facevi il biscottone e la storia era finita. Anzi, se avevano bisogno di una mano, magari ve la davi anche. Noi ragazzi ci vediamo a breve, massimo 2 giorni, perché vi porterò la live reaction non di Udinese Milan, perché voglio evitare, ma di Milan-Liverpool. La sto montando, ho avuto dei ritardi, ho avuto degli impegni, scusate, e poi ci vediamo per Milan-Napoli, perché sono molto, molto preoccupato, cioè giocando così, la vedo molto dura, e rivolgete per favore una preghierina a lui, cioè, stasera quando andate a letto, credenti e non credenti, andate da lui e ditegli: guarda, noi ti vogliamo tanto bene, gioca così per altri 10 anni, perché sennò qua si affonda, perché tanto a noi degli attaccanti giovani promettenti che fanno meno 24 la stagione non ce li comprano. Tutto qui ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, Adri's on fire, c'è anche un episodio di carriera, allenatore, che vi porterò appena ho più cose sotto gli occhi. A presto ragazzi, grazie della visione, forza mia.